Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati. Sesta edizione di Handball Mania. Ripartiamo. Siamo di fatto alla vigilia del massimo campionato maschile e femminile, anche se nel weekend appena trascorso abbiamo già in qualche modo assaggiato il campo con un anticipo anche molto gradevole dal punto di vista tecnico, quello della Serie A Gold tra Brixen e Pressano, partita vinta dalla Brixen, come sempre in compagnia di Matteo Aldamonte. Ciao Matteo, ciao, ben ritrovato. Marcello, ciao a tutti. Pronto per questa nuova avventura? Prontissimo, nuova stagione, insomma già l'estate con il mercato, tanti movimenti ci ha preparati ad una stagione sicuramente entusiasmante. Anche gli ottimi risultati delle selezioni giovanili azzurre, in particolare femminile, ricordiamo la vittoria al Championship Under 19 della squadra allenata da Elena Barani con il direttore tecnico a Beppe Tedesco, il buon piazzamento, un buon rendimento anche offerto dalla Nazionale Under 17. Chiaramente sarà questa una stagione caratterizzata anche da molti impegni delle selezioni azzurre, senior e junior. Ne parleremo ovviamente nel corso di questo ciclo di trasmissioni che ovviamente, come da prassi, come da tradizione, apriamo con il saluto istituzionale. Quello del presidente federale Pasquale Loria, che ha voluto rivolgere sia l'augurio alle squadre che stanno per iniziare il campionato. Abbiamo ripercorso però anche appunto l'estate, abbiamo parlato del Campus Italia perché inizia la nuova stagione del Campus, ascoltiamo. Presidente, stagione che sta per prendere il via, il 9 settembre via i campionati, abbiamo già avuto un assaggio di Serie A Gold, facciamo però un passo indietro perché l'estate azzurra con le nazionali giovanili femminili ci ha portato la vittoria del Championship Under 19 e il quinto posto delle ragazze nel Championship Under 17. Beh, innanzitutto buona stagione a tutti, e che sia un 2023-2024 ancora di crescita e di grandi soddisfazioni per tutta la pallamano italiana. Dicevamo delle nazionali femminili che hanno partecipato ai championship, in realtà il quinto posto delle ragazze under 17 ci sta anche un po' stretto. Abbiamo giocato 12 partite nei due tornei continentali, ne abbiamo vinte 11 e persa purtroppo solo quella con lo padrone di casa della Turchia nel 17, che poi per un gioco di classifiche chiaramente ci ha svantaggiato e ci ha portato a giocare una finale per il quinto e sesto posto, assolutamente sottodimensionata rispetto a quanto avevamo fatto vedere durante tutto il torneo. Abbiamo vinto a mani basse la 19, confermando il trend di Lignano San Biodoro nel 19, confermando soprattutto la vittoria di Chieti del 2021 e quindi dicendo a chiare lettere che la pallamano femminile italiana sta crescendo e a livello giovanile ormai è in una fascia di competitività superiore rispetto a qualche anno fa e quindi che ha titolo per partecipare ai campionati europei elite che si svolgeranno poi fra due anni. In questo ragionamento rientra anche quello delle nazionali giovanili, il discorso Campus Italia. Si è aperto il nuovo biennio 2023-2025, 20 ragazzi che formano il nuovo gruppo, due li conoscevamo già, 18 però sono nuovi, si va dai nati nel 2006 all'ultimo, il più giovane, un ragazzo nato nel 2008 con la guida tecnica di Riccardo Trillini e di Danilo Gagliardi. È la seconda edizione del campus, chiaramente per questo biennio abbiamo il vantaggio di aver accumulato una certa esperienza tecnica, organizzativa, di gestione di un gruppo di ragazzi di questa età e di questo livello e quindi sicuramente questo progresso sulla curva di esperienza ci permetterà di fare meglio in questa seconda edizione, meglio di quanto già fatto nella prima edizione, dove i risultati sono stati addirittura sorprendenti. Non dimentichiamo che il campus ha partecipato in maniera adeguata alla Serie A Gold della passata stagione. Ripartiamo da un campionato difficile come quello della Serie A Silver e qui mi riallaccio alle novità che ci sono in questa stagione che sta partendo. Parte finalmente la stagione
della riforma definitiva dei campionati maschili, e quindi abbiamo due gironi nazionali, uno di Serie A Gold e uno di Serie A Silver. Il livello medio delle competizioni in questo modo dovrebbe salire, o comunque tendenzialmente dovrebbe immettersi su una strada di miglioramento. Poi ci sarà la Serie A Bronze, che vediamo dalla composizione dei gironi ha ancora un po' di tempo, necessita ancora di un po' di tempo per rodare, ma contiamo di avere dei gironi più completi già dal prossimo campionato. E poi ci sono chiaramente i campionati femminili, che a partire dalla Serie 1 femminile, che diciamo debbono confermare il trend di crescita del settore, che è stato sottolineato e rimarcato anche a livello di squadre nazionali. Per concludere con il campus, ci aspettiamo chiaramente da questa seconda edizione le stesse soddisfazioni della prima, ma anche qualcosa in più. Dovremo affrontare subito una competizione internazionale come le qualificazioni agli europei. La squadra under 18 italiana sarà, diciamo, basata sul gruppo del campus, anche se poi la nazionale rimane un ambiente aperto alla partecipazione di tutti coloro i quali si metteranno poi in luce nei rispettivi campionati e presso le rispettive società. Questa qualificazione per noi è molto importante, perché in questo modo, se dovessimo centrare, ecco, la qualificazione all'Europeo Elite Under 18, avremmo fatto un altro passo in avanti ad avere tutte squadre giovanili impegnate nell'Europeo Elite a partire dalla prossima stagione. Ed allora ripartiamo dalla Serie A Gold. Come dicevamo in apertura, c'è stato già un assaggio insomma di quello che sarà il prossimo campionato. Ricordiamo che si riparte dalla Junior Fasano, campione d'Italia, come sempre tante le pretendenti al titolo. Matteo, intanto buona la prima per Brixen, da rivedere il Bressano, però possiamo anche dire, un po' come Handball Mania, siamo ancora in pre-season, quindi qualche novità ce la riserviamo per i prossimi appuntamenti. Intanto Ciutura riparte con il piede giusto. Sicuramente c'è da dire che a livello di organico è ancora presto per parlare, però Brixen ha qualcosina in più anche quest'anno, forse di Bressano, anche se Bressano ha qualcosina in più rispetto a Bressano, ma qualcosina in meno rispetto all'anno scorso, secondo me. Questa è un po' un'opinione abbastanza diffusa. Sicuramente sì, certo, poi abbiamo visto lo stesso Cagnete dell'anno scorso per ora, quindi questa è un'ottima notizia per Ciutura, perché è un giocatore da 9-10 gol a partita, però sì, cioè, credo che Bressanone valga ancora quei gol in più di Bressano in questo momento, anche se Bressano non sarà da sottovalutare, soprattutto con una Mudà che, come Cagnete, ha dimostrato la stessa vena realizzativa dell'anno scorso. Il mercato intanto si è mosso tanto. Fasano ha cambiato tanto, perché ha salutato due giocatori che erano stati assolutamente determinanti nella conquista dello scudetto dell'anno scorso, il tandem scandinavo, no? Jarstam e Östling, esatto, e ha cambiato per due terzi la linea dei terzini, perché è tornato Knezevic, bisognerà vedere se varrà tanto quanto Jarstam, ed è arrivato Comerlatto, che almeno vantaggio da... però Knezevic conosce già il campionato, conosce tanti dei protagonisti, Masano, che non è poco, e da questo punto di vista parte già con un piccolo vantaggio rispetto ai tanti nuovi stranieri che vedremo all'opera. E poi c'è il fattore palazzetto, perché Fasano giocherà nel nuovo campo nel corso della stagione, quindi sicuramente il pubblico di Fasano non vorrà far mancare il suo apporto. Occhio a Conversano, perché Conversano, al di là dei nuovi acquisti, ha confermato Marrocchi, Suid e Nelson, e sono, credo, tre dei migliori giocatori del campionato. Poi si prosegue sulla linea tecnica tracciata da Alessandro Tarafino, ormai da tantissimi anni credo che sia in questo momento l'allenatore con il maggior numero di stagioni consecutive in un club del massimo campionato. Non abbiamo parlato di Sassari, che però viene dalla finale scudetto, si è mossa tanto sul mercato, ha preso, credo, uno dei due giovani di miglior prospettiva del panorama della pallamano nazionale, Cristian Manolovic, lo ricordiamo, miglior marcatore italiano l'anno scorso del campionato ad appena 17 anni. Insomma, circa, tra maschile e femminile, 160 movimenti di mercato, movimento più, movimento meno. Partiamo dagli uomini, facciamo il punto nel servizio, perché sabato si gioca.
finalmente si ricomincia. Anche se l'estate ha regalato lampi d'azzurro e la pre-season ha permesso di scaldare i motori a molti, d'ora in avanti si fa sul serio. Sabato riparte a pieno ritmo il campionato di Serie A Gold, il 55esimo dal 1969 ad oggi ed il 15esimo nel quale, allo start, lo scudetto sarà cucito sul petto di una formazione pugliese. Tutti dietro alla Sidea Group Fasano, campione d'Italia per la quarta volta e che si prepara a vivere un'annata storica tra le nuova mura amiche del Palasport inaugurato il mese scorso alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò. A dire il vero, il campionato ha già rotto il ghiaccio con l'anticipo della seconda giornata che ha visto Brixen battere 31-24 Pressano sabato scorso, match necessario per via degli impegni degli altoatesini in European Cup e che ha già dato modo di confermare le doti di Thomas Cagnete, top scorer del campionato scorso, e del mancino slovacco Marek Krubel, due nomi, i loro, minima parte di un mercato animato e dai tanti spunti. Tornando a Fasano, sul versante tecnico Vito Fovio, confermatissimo in panchina, dovrà valutare le risposte dei nuovi Comerlatto, Torbjörnsson e Knezevic, chiamati a sostituire l'asse Jarlstam Östling che tanto bene aveva fatto nella passata stagione. Folto, come ormai buona consuetudine, l'elenco delle pretendenti al tricolore. Finalista della passata stagione, Sassari si è aggiudicata le prestazioni di Christian Manojlovic, uno dei talenti più cristallini del panorama nazionale, reduce dal biennio nell'Accademia Federale del Campus Italia e top scorer italiano dell'anno scorso in Serie A Gold a soli 17 anni. Occhio anche a Conversano, che ha inserito nel roster, guidato ancora da Alessandro Tarafino, il gigante polacco Jakub Zwiecka, affiancato ai confermati Marrocchi, Sweden e Nelson in un roster che rimane di prim'ordine. I biancoverdi alla prima stagionale affronteranno in trasferta la New Entry Trieste in un match dal sapore storico e che segnerà il ritorno della grande pallamano italiana al Chiarbola. Tornando al novero delle semifinaliste, resta da valutare il rapporto entrate e uscite dell'Alperia Merano di Jürgen Prantler, la cui mente è però rivolta nelle prossime due settimane alla European Cup. Neopromosse Spararepan e Makaji Cingoli. In quattro andranno ai playoff scudetto, l'ultima dritta in silver e le quattro subito sopra ai playout. Sabato, primo fischio di inizio alle 16 con Cassano Magnago, Team Network Albatro. Si torna in campo. Bentornata Serie A Gold. E allora diamo uno sguardo alla prima giornata, quello che è ovviamente il prossimo turno, che sarà anche il primo di questa lunga stagione, che come sempre si concluderà con i playoff scudetto e i playout salvezza. Questo è il quadro completo. Matteo, c'è un Trieste Conversano che al netto di quelli profuma che di storia. Esattamente, al netto di quelli che possono essere i valori dei rispettivi roster, è comunque una gran partita. Salutiamo il ritorno poi peraltro della Trieste nel massimo campionato. Tra l'altro sicuramente Conversano è strafavorita in questa partita, però si gioca al Chiarbola e il Chiarbola è sempre il Chiarbola. E poi Trieste comunque sul mercato si è mossa bene, ha rinforzato l'organico, ha una guida tecnica di enorme esperienza, ha giocatori che conoscono la categoria perché sono stati solamente di passaggio di fatto in Serie A 2, è tornato da Piran che insomma è un giocatore di assoluto rilievo, è tornato a casa e quindi sicuramente partita interessante. Bisogna precisare che nel programma, come abbiamo visto, la partita tra il Bolzano e l'Alperia Merano è posticipata al prossimo 27 settembre, poiché l'Alperia Merano giocherà nel prossimo fine settimana l'andata del primo turno di European Cup, affronterà una vecchia conoscenza delle squadre italiane, la Dinamo Pancevo, lo scorso anno eliminata dal Conversano. Io volevo porre l'attenzione, al di là del fatto che insomma Bolzano Alperia Merano, che è insomma un classico anche della pallamano italiana, è stata rinviata al prossimo 27 settembre, porre l'attenzione anche su un'altra partita, quella che metterà di fronte due tra le possibili outsider, Cassano Magnago e Team Network Albatro, perché anche Siracusa mi pare che si sia mossa con una certa ambizione sul mercato. Beh, sicuramente ha rinforzato l'organico, ha preso giocatori da fuori che hanno i numeri per permetterle di scalare la classifica, quantomeno per sicuramente ambire a rientrare tra le prime otto alla fine del girone d'andata, quindi puntare alla Coppa Italia. È chiaro che poi si affolla e serve, diciamo, la corsa verso i playoff, sono solo quattro posti, serve tanta continuità in corso di stagione, vedremo. Cassano Magnago ha ritrovato Fantinato,
Ah, Moretti, Savini è sicuramente una squadra. È una squadra che ha un gioco, che ha una sua, e che ha una sua identità. Identità precisa. Tra le squadre, tra le neopromosse, occhio anche alla Spare Repan, che rientra in Serie A1 dopo praticamente un anno di purgatorio. Lo fa in maniera anche abbastanza, almeno per quello che abbiamo avuto modo di vedere, soprattutto nelle finali playoff del campionato di seconda divisione, con una squadra molto brillante, molto giovane, una palla a mano anche molto interessante, quella messa in mostra l'anno scorso dall'Epa. Io credo che tutte e tre le squadre provenienti dalla Serie A2, due col diritto acquisito sul campo, quindi Cingoli ed Epan, che ha vinto anche la Coppa Italia, e Trieste, sono tutte e tre squadre che già l'anno scorso erano nettamente superiori rispetto al campionato. Sono tre squadre che fondamentalmente in Serie A Gold ci stanno alla grande, esatto. Assolutamente, quindi è veramente difficile anche in termini di lotta retrocessione capire chi potrà scivolare fino in fondo. Non credo che ci saranno squadre cuscinetto, squadre contro le quali sarà facile fare punti. Assolutamente sì. Allora, questo è il quadro completo. Matteo, se vogliamo ricapitolarlo, se la regia ci può riproporre la schermata che insomma in qualche modo fissa insomma i match della prima giornata di campionato. Si parte alle 16, il taglio del nastro del campionato passa dal Palatac di Cassano Magnago, dove arriverà, come detto, la Team Network Albatro. Debutto casalingo al Pala Santoro per la Raimond Ego Sassari, che affronta il Carpi. Pressano Secchia Rubiera alle 18:30, Trieste Conversano, che è un po' la partita clou di questo fine settimana. Spare Repan Brixen e Sidea Group Fasano contro Macaci Cingoli, tutte alle ore 19, posticipato al 27 settembre Bolzano al Peria Merano. Ovviamente tutte in diretta su Pallamano TV, poi ne parleremo in maniera dettagliata della novità di questa stagione, il ritorno a quella che è da considerare la piattaforma federale della FIGH, Pallamano TV, che vi proporrà in diretta streaming tutti i confronti del massimo campionato maschile, femminile e della Serie A Silver. Questa è la novità stagionale. Abbiamo analizzato in qualche modo, poi avremo modo di approfondire, i discorsi relativi al massimo campionato, alla Serie A Gold maschile. Serie A 1 femminile, si riparte anche qui con una griglia che mi pare abbastanza consolidata anche negli anni, se vogliamo, no Matteo? Perché insomma, credo che rispetto alla pole position e alle prime posizioni, alle prime file dell'anno passato e anche di due anni fa sia cambiato poco. Forse qualcosa si muove alle spalle delle prime quattro. Sì, anche se mi permetto di dire che le vedo ancora un pochettino avanti rispetto alle altre, potrà cambiare. Posso forse dirti, insomma, contraddirti su questo? Io, insomma, occhio al Casalgrande, che potrebbe essere la grande sorpresa della stagione, squadra che peraltro si è mossa bene sul mercato, ma questa è una mia previsione che poi insomma verificheremo sicuramente sì nel corso della stagione, ma anche perché poi la stagione è sempre molto lunga, quindi bisogna vedere che cosa potrà accadere. Certo è che se c'è una regina del mercato, quella è indiscutibilmente la ACI Lifestyle Erice, per il numero di movimenti, per la qualità dei movimenti, quindi in questo tanta voglia di scudetto, emergere, no? di arrivare a quel titolo che l'anno scorso è scappato in gara 3. Proviamo a fare il punto anche in questo caso del mercato di Erice, ma non soltanto, nel servizio. Con 11 squadre in aste di partenza ricomincia sabato il campionato di Serie A1. Sarà come per gli uomini la 55esima edizione, alla quale per la nona volta negli ultimi 13 anni si aggiungerà con la Iomi Salerno detentrice dello scudetto. Caccia aperta al tricolore ancora una volta in una Serie A1 che, almeno stando ai pronostici scaturiti dal mercato, ha nella C Lifestyle Erice la prima antagonista delle campionesse in carica. L'estate delle trapanesi finaliste l'anno scorso è stata incandescente, tanto da fare fatica ad avere contezza di tutti i movimenti. Alle conferme di Massone, Kogor, Baziova e Storoshuk si sono affiancati gli innesti notevoli dell'ala franco-congolese Josephine Ku, di Ramona Manojlovic, una delle più forti giocatrici del panorama nazionale, e della brasiliana Ana Paula Rodriguez, centrale 35enne vincitrice di una Champions League nel 2016 con Bucarest e con esperienze di altissimo livello in Russia e Francia. Di matrice differente il mercato di Salerno, orientato verso i talenti azzurri di Aurora Gislimberti, Asia Mangone, Margherita Danti, tutte giunte alla corte del tecnico Francesco Ancona. Il comparto delle straniere, che già contava il portiere portoghese Pinto Pereira, sarà invece completato dal terzino brasiliano Bruna Dias Ribeiro e dal centrale norvegese Marte Lausund.
Si sono mossi tutti, come ovvio. A Pontine è arrivato il duo veneto Lucarini Stefanelli, entrambe provenienti da Mestrino, una delle squadre che ha rinunciato al diritto di giocare la massima serie al pari dell'Ariosto Ferrara. A Brixen, tra le altre, c'è la novità azzurra Bevelin Egyarrua. Che campionato sarà, potranno indicarlo le prime giornate, utili anche a capire e decifrare il ruolo che le novità Benplast, Dossobuono e Lion Sassari potranno esercitare. Ai nomi, quelli derivanti dal mercato, dovranno seguire i gol, le parate e le gesta. Sabato si comincia, la caccia al tricolore è aperta. Allora, caccia al tricolore è aperta, vediamo come parte il massimo campionato femminile. Ricordiamo 11 squadre ai nastri di partenza, anche in questo caso c'è qualche novità, insomma qualche conferma, chiaramente insomma squadre dispari, quindi di volta in volta ci sarà una squadra che osserverà un turno di riposo. E sabato per esempio Cassano Magnago a Cile Lifestyle Erice, rinviata per impegni azzurri di alcuni atlete del Cassano Magnago. Poi ne parleremo nella seconda parte, perché sta per partire una nuova avventura azzurra. Esattamente, quindi in questo caso queste due squadre si fermano. In grafica stiamo vedendo il programma appunto del primo turno, debutto in casa al Palacheupe di Casalgrande per la Casalgrande Padana, che ospita una delle new entry di questo campionato, la Lion Sassari, reintegrata in estate. Ritorno di Sassari nel massimo campionato. Questa è una grande notizia, tra l'altro una città che esprime Raimond Ego Sassari in gold, verde azzurro in silver e Lion Sassari in A1 al femminile. Grande vivacità. Yomi Salerno che partirà col difendere il tricolore in casa contro Teramo, mezzo corona Benplast Dossobuono, Dossobuono che dunque torna nel massimo campionato dopo la escalation in Serie 2, e Brixen Sioux Tirol contro Cellini Padova. Allora, questo è il quadro completo, poi insomma come abbiamo avuto modo di dire per il maschile, capiremo anche per il massimo campionato femminile nel corso della stagione se quelle che sono le previsioni estive, la palla a mano sotto l'ombrellone, quella insomma che presta il fianco anche a diverse fantasie, sarà poco confermata dal campo, spesso insomma verdetti che vengono poi clamorosamente sovvertiti nel corso della stagione. Ecco, parlavamo prima, Matteo, lo facevo insomma della novità, in questo caso è un ritorno, quella di Pallamano TV, insomma dopo la felice e bella esperienza di Levensport che di fatto ha insomma è stata assorbita da Zone, insomma è una vicenda questa che ha riguardato proprio la piattaforma multisport internazionale Levensport, che di fatto non trasmetterà più quelle che erano un po' i campionati, le attività e le discipline che ospitate all'interno della sua piattaforma. FGH che ritorna a Pallamano TV, insomma con un format che sostanzialmente rimane lo stesso. Sostanzialmente sì, anzi c'è da dire che i contenuti crescono, perché si aggiungerà anche la serie Silver che verrà trasmessa sulla piattaforma, che possiamo vedere in anteprima, anche se è stata già raggiungibile nel weekend per quanto riguarda la gara tra il Brixen e il Pressano. È stato un battesimo sottovoce, perché dovevamo vedere se tutto avrebbe funzionato al meglio, è andata bene questo weekend. Ottimi feedback, comunque sono già questo arrivati. Weekend si va a pieno ritmo con entrambi i campionati, Serie A1 e Serie A Gold. Di fatto è una piattaforma che racchiuderà tutte le partite, tutti i più importanti eventi, anche le gare della nazionale. Stiamo lavorando perché possa ospitare anche le gare internazionali, quindi il meglio della pallamano mondiale, come è sempre avvenuto anche su Eleven Sports. Certo, la reazione diciamo al problema Eleven Sports, perché possiamo chiamarlo così, quando è arrivata la notizia della chiusura, è stata quasi immediata, perché fortunatamente Pallamano TV è sempre esistita, non ha mai smesso sostanzialmente di esistere, attraverso un canale, quello YouTube della federazione, che conta più di 10.000 iscritti, quindi è una community già fidelizzata, quella della pallamano, e che abbiamo dovuto solamente fare click, ecco, diciamo così. Ricordiamo l'anno passato un numeretto per darvi un po' la dimensione, oltre 450 partite trasmesse in diretta da Eleven Sport, in questo caso ora trasliamo da Eleven Sport a Pallamano TV, aumenterà
questo numero, perché ovviamente il numero che vi abbiamo fornito è quello relativo ai campionati di A1, di maschile e femminile, a tutta la fase di Coppa Italia, ai playoff, ai playout. A questo ora dovremo aggiungere un altro campionato, che è quello di Asilvere, quindi sfonderemo ovviamente il numero delle 600 partite in diretta, che credo insomma rappresenti un dato estremamente incoraggiante e anche motivante per il movimento. Per nulla banale, perché oggi nella pallamano italiana è diventato quasi ovvio avere tutte le partite in diretta. Non è ovvio, c'è un grande lavoro sia in termini di federazione sia in termini di club perché tutto questo possa avvenire ogni settimana. Anche per permettere, insomma, soprattutto avendo riguardo ai campionati italiani, di dare una passerella interessante, e vi assicuro che esiste, ai giocatori che militano nel massimo campionato, che chissà potrebbero anche, giocatori italiani e non soltanto, potrebbero essere in qualche modo insomma adocchiati anche da club di grande prestigio. Questo è un po' un auspicio per anche elevare sempre di più il livello dei nostri giocatori, perché sono tanti i giocatori italiani, Matteo, che in questi anni hanno varcato i confini nazionali trasferendosi all'estero anche in campionati prestigiosi. Ogni anno aumenta questo numero e quest'anno ne avremo un bel po', no? Di italiani e italiane che militeranno in campionati esteri. Facciamo parlare le immagini, perché le immagini ci possono dire intanto ciò che di bello è successo in queste prime settimane. È aumentato il numero, soprattutto la cosa bella è che è aumentato il numero di giocatori italiani che giocano nei massimi campionati all'estero, perché è vero, l'esperienza all'estero è importante in campionati sicuramente, soprattutto quando questa esperienza viene fatta tecnico. Campionati importanti, e certo. Quando poi avviene in campionati tra i migliori del mondo, questo è ancora più bello. È il caso tra quelli che si aggiungono, perché Ebner e Parisini li conoscevamo già, il primo in Bundesliga, il secondo nella Liquid Molistar League in Francia, ma in Star League è arrivato Umberto Bronzo, che giocherà con la maglia del Dunkerque, nuova esperienza per la verità anche per Parisini, che gioca con il Pays d'Eux, che peraltro secondo i bookmakers è una delle due squadre che dovrebbe chiudere tra il quarto e il quinto posto quest'anno nel campionato francese. Peraltro non questa settimana, la prossima c'è il derby italiano, perché si affrontano Pays d'Eux e Dunkerque. E in Bundesliga, oltre a Ebner che è passato a Lipsia, sono arrivati Leo Prantner, che è già il miglior marcatore del Balingen dopo due giornate con 8 gol in due partite, e Simone Mengon, che proprio la settimana scorsa ha segnato le sue prime due reti con la maglia dell'Eisenach, anche lui in Bundesliga. Si aggiungono anche Annika Niederwieser, come sappiamo che gioca con il Thuringer nel massimo campionato francese, Irene Fantone, poi esperienza per la nuova esperienza all'estero di Davide Bulsamini, che giocherà con il Tribo Trebnje, e squadra allenata da Uros Zorman, che è uno dei grandissimi nomi della pallamano slovena. Anzi, peccato per Davide, perché avevano vinto l'andata del preliminare di qualificazione alla European League con uno scarto di due reti, hanno perso di tre in Portogallo a Braga, e quindi in European League ci va il Braga. Allora, questo è il quadro completo, ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, ritorneremo per analizzare anche quello che accade oltre il massimo campionato maschile e femminile. Tempo di ripartenze, riparte anche il Campus Italia, ovviamente con un nuovo ciclo, con nuovi atleti, giovani, giovanissime speranze. L'auspicio di tutti, in primis dei ragazzi, che possano in qualche modo ripercorrere lo stesso tragitto dei pionieri, di quelli che saranno per sempre ricordati come i pionieri del campus. Ricordiamo tutti i ragazzi che hanno completato il ciclo dei 2 anni, insomma, a Chieti, con
il Campus Italia hanno trovato sistemazione o in Serie A Gold la maggioranza o in Serie A Silver, e questo a 18 anni, insomma, credo che sia già un ottimo biglietto di presentazione. Nuova squadra, nuovo tecnico. Esattamente, mi permetto di tornare a un attimo prima della pubblicità ricollegandomi al Campus. Non abbiamo parlato né di Dantino né di De Angelis, che sì, giocano in Liga Sobal nel campionato, nel massimo campionato spagnolo, quindi si aggiungono a quell'elenco di cui De Angelis, insomma, proveniente proprio dal Campus Italia per l'appunto. 20 ragazzi nella selezione del nuovo Campus Italia, tutti nati tra 2006 e 2007 e nel caso di Marion nel 2008, il più giovane in assoluto, guida tecnica con il coordinamento del direttore tecnico Riccardo Trillini, affidata quest'anno a Danilo Gagliardi. Prima uscita per il Campus in due amichevoli, una vinta contro Teramo, l'altra persa contro Camerano nel fine settimana scorso nella casa della Pallamano. Al termine delle due partite abbiamo ascoltato proprio il tecnico brasiliano Danilo Gagliardi. Pochissimi giorni di lavoro insieme, sole due settimane, quindi ancora tanto da rodare, tanto lavoro da fare, però si sono viste buone cose, un ottimo atteggiamento da parte di questi ragazzi. Che Campus Italia hai visto? Sì, senza dubbio Matteo, la verità noi siamo alla seconda settimana della pre-stagione, quindi abbiamo fatto due microciclo di adattamento e adesso iniziamo a aumentare questa intensità e continuare a lavorare il nostro modello di gioco. Oggi la prima partita è stata molto bene, la difesa mi è piaciuto molto, la pressione in generale, sia in 5-1 sia in 6-0, riuscimmo a recuperare tantissimo palloni. È la seconda partita, molta difficoltà in ripiegamento perché abbiamo fatto tantissimo sbaglio uno contro uno col portiere e anche tantissimo turnover, quindi se c'è tantissimo turnover è molto difficile ripiegare, specialmente con una squadra veloce che c'è un contrapiede fortissimo come Camerano. È chiaro che poi erano le prime due partite, c'è anche un aspetto psicologico, sono tutti ragazzi giovanissimi, vestono per la prima volta la maglia del Campus all'interno della casa della Pallamano. Ecco, dopo queste prime due settimane com'è l'approccio mentale di questi giocatori, la predisposizione al lavoro? Bellissima, la disposizione, l'atteggiamento, il comportamento in generale sta bellissimo. Chiaro, come hai detto tu, sono giovani, e stare con la maglietta dell'Italia è un orgoglio molto grande per tutti noi, quindi c'è questa pressione naturale della prima partita, però dobbiamo sapere che abbiamo una strada lunga, però dobbiamo stare tranquilli, lavorare bene queste sei settimane di pre-stagione per stare al massimo della nostra qualità in gennaio, quando arriviamo alla qualificazione del campionato europeo. Che è ovviamente l'obiettivo più importante, insomma, si lavora tanto, si gioca ogni sabato per arrivare, ricordiamo che il Campus Italia ovviamente non fa classifica nella Serie A Silver, l'obiettivo è quello di arrivare al top della condizione, anche della forma, alle qualificazioni per l'accesso ai campionati europei di categoria, sarebbe quello davvero un risultato importante da centrare. Ricordiamo poi, Matteo, che ovviamente la squadra in assi di partenza del campionato di Serie A Silver è già, insomma, un livello alto per questi ragazzi che di fatto hanno quasi tutti esperienza soltanto in campionati giovanili. Non ci dimentichiamo che negli occhi abbiamo, nella memoria abbiamo il Campus Italia che l'anno scorso ha chiuso praticamente salvandosi nella Serie A Gold, ma l'anno prima l'inizio in Serie A 2, che è un campionato sicuramente sì, di livello tecnico inferiore alla Silver. Soprattutto all'inizio ha fatto tanta fatica. Aveva fatto tanta fatica perché chiaramente cambiano tante cose, dall'altra parte ci sono giocatori sicuramente con più esperienza, questo in Serie A Silver sarà ancora di più accentuato. Assolutamente, comunque non manca la volontà, l'impegno, la determinazione, la professionalità ed il talento, queste sono basi importanti dalle quali ripartire per una nuova avventura del Campus Italia. Parlavamo di qualificazioni che attende quel gruppo per la fase finale dei campionati europei under 18 di categoria. Rimaniamo in tema azzurro perché di fatto è in partenza, sta partendo proprio in queste ore una bella delegazione azzurra, azzurre e azzurri, per i Mediterranean Beach Games, che quindi parliamo di beach handball, non di, di pallamano indoor, che scatteranno proprio nel prossimo fine settimana e che si giocheranno ad Eraklion in Grecia dal 9 al 16 settembre prossimi, con 8 squadre nel torneo maschile, 7 in quello femminile. Stiamo vedendo in sovraimpressione la composizione
ripartizione dei gironi. I ragazzi giocheranno con Croazia, Italia, Cipro e Kosovo, le ragazze con Italia, Portogallo e Cipro. Debutto in entrambi i casi il 9 settembre. Quella che vediamo è la lista delle convocazioni, sia per quanto riguarda l'Italia maschile allenata dal tecnico Pasquale Maione, sia quella femminile allenata da Daniel Lara Cobos. Sono convocazioni per lo più in continuità con quelle dei campionati europei che si sono giocati nell'estate scorsa a Nazaré, che avevano visto le ragazze chiudere undicesime e i ragazzi uno dei migliori risultati in assoluto del beach handball al maschile a livello seniores in nona posizione. Questa proprio la strettissima attualità, invece in prospettiva dicevamo delle qualificazioni che attendono le squadre under 18 e under 20 per campionati europei e mondiali under 20. In generale saranno mesi prossimi da qui a gennaio veramente intensi per le nostre nazionali, perché ci sono di mezzo anche le due senior, l'Italia femminile che dovrà giocare le qualificazioni Italia-Slovenia europee, e Italia-Turchia. Esattamente, Italia-Turchia a novembre per le qualificazioni mondiali. Dicevamo dell'under 20 femminile che si è guadagnata grazie alla vittoria dei championship il diritto di giocarsi le qualificazioni ai campionati mondiali under 20. Si giocherà dal 20 al 27 novembre, è una formula abbastanza particolare quella prevista dalla Federazione Europea. Si giocherà in Serbia, 5 squadre: Serbia, Croazia, Spagna, Faroe e Italia, 5 squadre per un posto soltanto. È veramente dura, sarà molto molto difficile, però l'Italia ha già dimostrato di valere la vittoria dei campionati europei di seconda divisione. È clamoroso, ma questa è una mia annotazione personale, come questi sistemi cambino in continuazione, di volta in volta. Perché ricordiamo che l'Italia Under 20 già nel precedente biennio ha disputato un playoff di qualificazione, ma era sostanzialmente diverso. Si disputò a Podgorica, ma erano 3 squadre e di quelle 3 squadre ne passava una. Qui 5 squadre, una soltanto, si gioca in Serbia con la Serbia tra le 5. Peraltro con una variazione in corsa dalla Federazione Europea, perché doveva essere un unico girone da 4 squadre, poi è arrivata la protesta delle Isole Faroe che come seconda nel suo championship dietro la Spagna pretendeva di poter partecipare, quindi avrebbero avuto diritto a quel punto le Faroe e l'Austria, che è arrivata seconda contro l'Italia, ma partecipano solo le Faroe, Austria che ha rinunciato alla partecipazione, quindi girone a 5 squadre. Un girone da 5 e un altro da 4. Tutto abbastanza particolare. 4 squadre invece si sfideranno per le qualificazioni ai campionati under 18 maschili. In questo caso si gioca dal 5 al 7 gennaio, si gioca in Italia perché la casa della pallamano di Chieti ospiterà il girone di qualificazione degli azzurrini, quindi dei ragazzi del campus. Italia, Olanda, Grecia e Lituania, in questo caso 4 squadre per 2 posti per una edizione dei campionati europei che passerà a 24 squadre. Ricordiamo peraltro che in questo le due selezioni invece maggiori, quindi l'under 20 sia al maschile che al femminile, hanno già ottenuto il pass, il diritto di giocarsi i campionati europei di prima divisione, non è poco. Ed è questo, infatti, ed è questo un dato che è giusto sottolineare, cioè il fatto che l'Italia femminile under 20 e l'Italia maschile under 20 abbiano già guadagnato l'accesso alla fase finale dei campionati europei di categoria under 20 è un dato non trascurabile da sottolineare, perché insomma è sintomatico di una crescita insomma anche tangibile da parte soprattutto delle selezioni azzurre giovanili, nella speranza che a cascata in maniera già così a ritroso possa poi questo gradino possa essere superato anche dalle nazionali senior. Allora, abbiamo in qualche modo toccato un po' tutti gli argomenti, ma diciamo puntata numero zero, perché abbiamo dato una serie di indicazioni, temi, no? Appunti da sviluppare nel corso della lunga stagione che ci attende. Inevitabilmente ci ritrovavamo dopo l'estate, quindi qualcosa è successo in estate, abbiamo cercato di tirare le fila. Qualcosa è successo, tanto succederà, restate sempre in nostra compagnia, noi ci ritroviamo settimana prossima, grazie a Matteo Aldamonte, a Sabrina Alessio al coordinamento, appuntamento alla prossima settimana, buona pallamano a tutti, arrivederci.